niente, poi vediamo se lo farà, altrimenti lo bacchettiamo. Intanto un applauso fortissimo a Linda Samoni e Giada Benesperi che mi affiancheranno in questa presentazione. Allora, le motivazioni della serata bisogna ricordarle, ma siete voi la motivazione, ovvero ricreare entusiasmo attorno alla Pistoiese, ricreare un settore giovanile dove diciamo così possano uscire i calciatori della Pistoiese. Allora, buonasera a tutti da Gianluca Barli, siamo in questo splendido posto e dobbiamo ringraziare in primis la Vannucci Piante per questo Pistoia Nursery Park che è meraviglioso. Abbiamo un colpo d'occhio bellissimo fatto da tutti questi giovani, tutti questi ragazzi che sono della Pistoiese o fanno parte della scuola calcio Unione Sportiva Ramini, meraviglioso. Del calcio arancione, mi auguro che veramente sia una partenza per un futuro importante di questa società, che ovviamente dovrà confrontarsi con la prima squadra in un campionato molto difficile che è quello della Serie D. Però credo che l'investimento più importante è quello che ha voluto fare nel settore giovanile. Ripeto, questo da produttore di piante credo che sia, senza volere niente, ma questo credo che sia la cosa più importante, partire dai giovani che sono il futuro della nostra società e anche del calcio. Per cui veramente complimenti a tutti voi e complimenti alla squadra, alla società, al presidente Ferrari, alla formazione dei ragazzi. Ma in parallelo è anche un indotto fondamentale per quello che è il rapporto, l'amicizia e anche l'attaccamento che si determina appunto con le famiglie dei nostri giovani. È evidente che abbiamo messo a disposizione questo abbonamento scontato al 50%, si parla quindi di un abbonamento che vendevamo a 100 euro, addirittura viene proposto a 50, quindi si parla di 3-4 euro a partita, forse nemmeno. Quindi insomma credo che abbiamo voluto dare anche questo segnale. Io conto moltissimo su quello che è l'indotto che nasce anche dal settore giovanile. Dicevo, si perdeva una tragedia, oggi gli stadi sono campi di battaglia e questo non fa bene allo sport, ma fa soltanto del male, perché ci allontana da quello che secondo me lo sport è la prima cosa, che è la condivisione sia del successo che soprattutto della sconfitta. Quindi io ho dato questa mia decisione proprio perché tendo a voler rimolizzare un ambiente che credo che sia degenerato, e questa è la mia battaglia che l'ho fatta 4 anni fa quando ho deciso di smettere. Ho deciso di cominciare, ho ricominciato portando avanti questi principi al di là di quello che poi farò in campo insieme ai miei giocatori. Bravo! Allora, avete sentito come parla, come ragiona Massimo Borgia, che anche no, problemi, i ragazzi possono lavorare più che bene, i genitori possono essere tranquilli, possono venire in gran numero, portare i giocatori alla Pistoiese. Sì, ora possono venire a portarli soprattutto dalla scuola calcio, poi è normale, dal settore giovanile c'è un po' di selezione. Infatti Maurizio si occupa un po' più della parte tecnica, è normale che dagli esordienti in su, insomma, un pochino di selezione c'è, ecco, non è che possono venire tutti. Cominciamo a mettere un pochino dei paletti, ecco, per quanto riguarda anche e soprattutto l'organizzazione delle squadre. Allora, con Maurizio Gherardini invece diciamo, allora abbiamo detto un pochino di selezione c'è, però l'obiettivo finale è veramente creare il tifoso del domani, insomma uno che sappia andare allo stadio riconoscendo le regole del gioco, sapendo chi è l'arbitro, voglio dire, considerandolo, non iniziando dopo 5 minuti a dire levalo, come si dice qui a Pistoia, sostituiscilo magari da un'altra parte, insomma anche questa dovrebbe essere cultura sportiva, direi in cultura. L'obiettivo però è anche creare, diciamo così, delle formazioni che sappiano giocare a calcio. Sì, vabbè, questo è indiscutibile. Comunque, sono state dette tante cose in questo momento a partire dallo sponsor, da Nina Vannucci, dall'assessore, dal presidente. Credo che la cosa più bella sia questo, vedere la scuola calcio, questi bimbi che sono il nostro futuro, per poi passare via via a tutto il settore giovanile fino alla prima squadra. Sì, è chiaro, per noi essendo ripartiti l'anno scorso con il settore giovanile con due squadre, giovanissimi A e giovanissimi B, l'obiettivo era quello di ritornare ad avere tutto il settore giovanile.
Dobbiamo ringraziare quindi il presidente Ferrari, dobbiamo ringraziare l'OS Rami che ci dà la possibilità di poterci allenare, di poter gestire queste squadre. Siamo ripartiti. Non c'è da dire, da aggiungere altro. I bimbi sono qua, si stanno divertendo, stanno ridendo. Noi vogliamo questa cosa che avvenga tutte le domeniche, in tutti i campi, dentro il campo e fuori del campo con i genitori. Non c'è da aggiungere altro. Bravissimi, tutte e due a fianco di Morge, potete accomodarvi. E adesso Tognozzi Riccardo. Piccoli amici 2006, 2007 e 2008. Istruttore Occhipinti Leonardo. I giocatori: Niccolò Baldi, Tommaso Becchi, Matteo Bellini, Matteo Bragalli, Cristian Capecchi, Cristian Ciuti, Raffaele Cuomo, Paolini Daca, Siria Fedi. Qui ci vuole un altro applauso più forte perché mi sembra giusto. Luca Franco, Vittorio Graziani, Fabio Lascialfari, Chiara Lovisi, un altro applauso. Martin Maiorana, Niccolò Malusci, Samuele Minzera, Jacopo Monti, Leonardo Pratesi, Cristian Ruffino, Gabriel Simoni, Gioele Traina, Gregorio Vannucci, mi volano via i fogli, Gianluca non so come fare, Alessandro Vass, Pietro Vaselli, Lorenzo Venturini, Alberto Vettori e Raffaele Zadrima. Un applauso forte. Scusa Linda, mi sembra che... Senti Federico, un colpo d'occhio meraviglioso. So che anche a te, voglio dire, il settore giovanile piace. Sì, no, è un colpo d'occhio veramente straordinario. È una cosa straordinaria, altrettanto straordinaria, far parte di questo progetto. Quindi sono veramente contento che la società sia riuscita a mettere in piedi questo settore giovanile, che è una cosa. Loris Majorana, Dennis Palai, mi scuso qui per la pronuncia del cognome se ho sbagliato, quindi picchiatemi pure. Gabriele Palai, Leonardo Gherardi e Edoardo Soldani. L'istruttore Gherardini Maurizio. Poi si possono preparare anche con Giulio e Riccardo Rosciani. Sempre voi, sì. Sempre Gabbadori, Toledo e Valutti a premiare. A segnare, lo ricordiamo, la pergamena con la poesia o comunque i suggerimenti molto utili direi da mister Morgia e poi anche il buon Fertvanici. Lo dobbiamo anche a l'addetto stampa della Pistoiese Stefano Baccelli, applauso. E poi due grandissimi collaboratori della Pistoiese, due grandissimi personaggi, Ivan Sarra e Neri Cresci. Pulcini anno 2003, Elia Bonacchi, Francesco Bruschi, Nicolò Calabrese, Jacopo Fedi, Paolo Gallastroni, Francesco Giuntini, Anton Giulio Palmieri, Cosimo Porciatti, Tommaso Querci, Emma Severini, Filippo Valori e Lorenzo Villani. Un applauso. Ringraziamo quindi con l'azione e Company. Dunque passiamo agli esordienti 2002, sempre di Unione Sportiva Ramini, stavolta legge Giada. Premiano Linda e i calciatori Romani, Cirsi e adesso sbaglierò sicuramente Minitleri. Allora, esordienti anno 2000, Tommaso Bendinelli, Matteo Bonacchi, Leonardo Campionini, Aleandro Fedi, Samuel Maiorana, Niccolò Morelli, Leonardo Pagliai, Gioele Perico, Enrico Gherardi, Matteo Provenzano, Lorenzo Romoli, Michele Valenzano, Alessandro Vettori e l'istruttore Luca Gherardi. Luigi Rizzo, Geremia Roggi, anche questo qui è un cognome importante, Lorenzo Tito, Raffaello Tognozzi, Filippo Vivona e Lorenzo Zelari. Leggiamo anche l'allenatore ovviamente di questa formazione che è Stefano Babbini e i dirigenti accompagnatori che sono Riccardo Fedi, Giovanni Perri e Paolo Vivarelli. Un applauso.
Tesi, Leonardo Tondini, Riccardo Vezzosi, Angelo Zaie, Cristian Zanzi. Allenatore Daniele Pallini. Dirigenti accompagnatori Ned Olivi e Luigi Raffaello. Il numero uno. Guarda quanti sono questi. Tutti presenti. Detto questo, vedendo come i giocatori della prima squadra sono video, ma chi contorta un po' di verde. Forse non erano stati avvertiti, Matteo Barontini, Mattia Pio Fabozzi, Nicola Vannucci. Mi sono scordata qualcuno, spero di no. Gli attaccanti che sono Matteo Mariani e Tommaso Longinotti. Un applauso. I dirigenti accompagnatori del... Andato errato per iniziare il 14 settembre. Poi, ovviamente, confidiamo tutti in un buon campionato della Juniores. Abbiamo dei figli d'arte come Ansaldo Rossignani. A Rossignani facciamo un applauso perché è stato allenatore vittorioso di questa pistolina, di questa nuova pistolese. Poi tra gli attaccanti un certo Longinotti, che insomma speriamo se mi faccio il gol, guai se non andrà bene, insomma, vabbè.